Siamo qui con Daniela Carolina Piunti, se non sbaglio, appunto, e ci troviamo appunto qui al Torrione di San Benedetto per la mostra che è stata allestita dall'artista che abbiamo qui con noi. Ok, niente, io nasco proprio da una scuola d'arte, diplomata nel 97 e poi la passione, sai, giorno dopo giorno si continua a dipingere su ogni tipo di supporto per poi nel 2007 arrivare definitivamente all'acrilico sulla tela e da lì ho iniziato a fare tutta una serie di tele più o meno colorate, non forse a questo livello, e ad esporre la mia prima mostra è stata ad Offida. Da lì, sai, è iniziato tutto un percorso di esposizione a Montesilvano, sono stata il mese scorso a Londra a esporre e un po' in giro per tutti questi paesetti d'Italia. Gioco molto col colore perché il colore è, diciamo, una terapia. Quando lo guardo, mi mette di buon umore, quindi mi auguro che le persone che si soffermeranno a guardare i miei quadri abbiano lo stesso sentimento che ho io in quel momento. Quindi se io guardando un mio quadro mi mette di buon umore, mi auguro che chi lo guarda provi le stesse sensazioni. Sempre qui al Torrione di San Benedetto del Tronto in occasione della mostra d'arte di Carolina Daniela Piunti. E siamo qui in presenza dell'avvocato Edoardo Guidi che ci voleva proporre delle considerazioni in merito a, appunto, le opere che abbiamo potuto vedere. Sì, direi che abbiamo potuto apprezzare le opere di Daniela Piunti Carolina, un pennello sicuramente felice e facile. Felice perché è spontaneo, immediato, coloratissimo, di grandissima presa. Facile perché io ritengo che sia proprio nello spirito di quest'artista mettere immediatamente colore su colore quello che pensa. Abbiamo visto diverse considerazioni pittoriche, dalle più, diciamo, semplici, quelle stese direttamente su tela, ad altre in prospettiva, direi tridimensionali. Eccellenti. Sempre qui al Torrione di San Benedetto del Tronto abbiamo Vincenzo Rossi dell'Associazione Amici del Paese Alto. Di che Esatto. cosa si occupa questa associazione? L'associazione cerca di vivacizzare questo spazio esterno al Torrione con eventi culturali, presentazione di libri, concerti, aperitivo perché ci sta pure l'aspetto mangereccio, ma soprattutto con vivacizzare gli ambienti della torre con delle mostre quindicinali. Adesso abbiamo Daniela Piunti, poi a seguito ci saranno altri artisti. Questa volta all'interno del Torrione di San Benedetto del Tronto, in cui ci possiamo godere tutto il panorama notturno, siamo insieme appunto a Daniela che abbiamo ascoltato prima ed al compagno di Daniela che sta tra l'altro tenendo il quadro che può rappresentare anche un po' forse la vostra unione. Sì, rappresenta in effetti una storia d'amore a tutti gli effetti. Si chiama Inverno da mare, appunto, questo quadro. Parte da una base molto solida, delle radici molto solide, per poi svilupparsi in una chioma di rami, molto folta, che è proprio, diciamo, il frutto dell'amore, insomma, sì. E quindi siamo qui con Vittorio. Vittorio che accompagna appunto Daniela anche nel suo percorso artistico. Tu di che cosa ti occupi? In che modo cerchi, diciamo, di collaborare? Che abbiamo saputo che comunque anche tu hai cercato in qualche modo di aiutarla all'interno dell'organizzazione della mostra e anche per tutte le altre mostre, tutti gli altri eventi di cui insieme vi occupate. Sì, io nel limite del possibile aiuto con molto, molto piacere Daniela che merita tutto ciò che fa. E allora, conoscendo degli amici, amici degli amici, mi aiutano magari a inserirla nei concorsi, nelle esposizioni dove cerco di farla andare perché veramente Daniela merita, è un'artista molto, molto brava. E quindi merita tutto ciò. Grazie.